48 fu anche l'anno del terremoto, ma Roma sembrò cavarsela con pochi danni, tanto che sembrò cosa giusta ed opportuna organizzare un solenne ringraziamento a Maria Vergine. La processione era imponente, la gente commossa, i preti entusiasti. Era il 9 dicembre 1349, quando il nuovo terremoto colpì la città santa nel mezzo dei festeggiamenti. Devastata Isernia, Sulmona, Terni, Orvieto, Perugia, distrutte la città di Atina, vicino Frosinone, e l'abbazia di Montecassino, ma né la peste né il terremoto a Roma riuscirono a fermare il giubileo del 1350. Era lecito chiedersi se quello fosse un momento adatto per un giubileo, ma i pellegrini accorsero in tanti. Molti morirono per soffocamento a causa della calca enorme che si formava davanti alla reliquia della Veronica. Altri morirono lungo la strada, qualcuno per peste, qualcuno a causa di una rapina. Qualcuno perché coinvolto in un regolamento di conti, in una rissa o in un tragico incidente, ma questo era contemplato nello spirito. Morire sulla strada del perdono era una scorciatoia che portava al paradiso. Ad ogni modo, per sicurezza, Clemente VI se n'era rimasto ad Avignone, inaugurando la novità, un giubileo senza papa. Esaurita l'esperienza romana, i pellegrini non si fermarono. C'era Aquisgrana da visitare con le sue reliquie, il perizoma di Cristo, la veste della Madonna indossata la notte di Natale, le fasce di Gesù bambino, la tovaglia sporca di sangue dove era stata avvolta la testa del Battista. Ormai, in fatto di reliquario, si era toccato l'apice della fantasia più scriteriata. Le teste del Battista erano arrivate a 30. Con il latte della Madonna si poteva riempire cisterne intere, con i frammenti della croce fare il pieno di una nave da carico. Si era rintracciata la manna caduta dal cielo ed era in mostra persino l'asino della Domenica delle Palme.